Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova rubrica dal titolo La commedia divina, in cui abbiamo deciso di presentarvi il mio nuovo libro, questo qui, che sicuramente diventerà un best seller della Mondadori, ne siamo certi. Tra l'altro guardatelo come figo, no? Cioè, già dalla copertina si capisce, ma hanno fatto un ritratto. Sì, senza barba, perché insomma mi hanno voluto un pochettino modernizzare, mi hanno fatto un nasino un po' più crede, però insomma, ecco. E niente, praticamente ho scritto questo libro. Voi sapete cos'è un libro, no? E questa cosa qua, diciamo, no? C'è una copertina. In mezzo delle pagine co che contengono parole, tante parole, che insieme formano frasi, che insieme formano discorsi e quindi niente l'allero. Io ve lo consiglio perché secondo me è una lettura abbastanza interessante. Tra l'altro l'ho fatta arricchire con alcune immagini, proprio per non appesantire la lettura. Adesso non li trovo, ma vi garantisco che ci sono. Non è un libro, diciamo, a carattere dei libri di Moccia o di Fabio Volo, però insomma Michela Morgia sarà contenta, che non è, luce, non è cellulosa sprecata. E quindi insomma, di che cosa tratta questo bellissimo libro? Parla del mio ultimo viaggio. Sì, perché nel mio lungo curriculum faccio anche, diciamo, influencer, trip influencer, oserei dire, così come i miei contemporanei si definiscono. Ah, ma dimenticavo, non mi sono presentato. Piacere. Sono Dante Alighieri, notissimo artista e poeta di origine fiorentina, ma trasferito momentaneamente qui in Puglia, in provincia di Bari. Quindi sentirete anche l'intercalare, ma insomma so parlare diverse lingue e diversi dialetti, che scoprirete anche sempre in questo bellissimo libro. Dicevo, in questo volume unico, che in realtà racchiude in sé più volumi, è come un'enciclopedia in sintesi, racconto del mio ultimo viaggio, una sorta di diario di borgo. Di borgo, no, di bo scusate, è lapsus freudiano. Diario di bordo, di questa mia ultima avventura. E credetemi, non è stata molto facile. Volete sapere com'è andata? Adesso ve lo racconto. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'i vo scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Mannaggia, oh, mi sono perso. Lo sapevo, qua non prende, non prende, e niente GPS, e mo come faccio? Ah, ecco. Scusi, signora, devo andare sulla retta via. Vabbè, gentilissima. Madonna, e mo'. Scusi, lei, Baldo Giovine, che mi dà una mano? Anche due, Baldo Giovine, sono qui apposta. Ma lei ha una faccia conosciuta. Dov'è che l'ho già vista? Forse in qualche film? Può essere.
Forse in qualche soppopera. Ah, nel segreto! Ma come ti permetti? Proprio non mi riconosci? Un aiutino? Vabbè, te do qualche indizio. Sono nato ai tempi di Cesare. Le mie pagine sono famose. Ok. Ho raccontato avventure particolari. Ok. La so, la so, la so. Sei Asterix. Ma sarai scemo! Sono Virgilio, il sommo poeta! È guida turistica, è vero! Maestro, maestro, mi scusi veramente, come ho fatto a non riconoscerla? Deve essere colpa di quel mezzo busto che mia zia c'ha nel corridoio che la ritrae, però me la ricordavo un po' più. Un po' più statuario, co come dire. Ecco. E vabbè, sarà l'aria che tira d'sti tempi che mi ha rovinato un po'. E comunque sono qui per darti una mano. Ah, è qui apposta? Certo, però dammi da tu. Te dico però che se sono qua è perché me ci hanno mannato. Come tutti i comuni mortali. Mortali. Vabbè, Virgilio, sono la Beatrice. Ciao Bea, da quanto tempo? Come vanno le cose lassù? Oh, guarda, qua si sta davvero in grazia di Dio. Bene, beata te. Comunque, a cosa devo questa chiamata? Senti, Virgi, mi ha chiamato Santa Lucia, che l'ha chiamata la Madonna, che è stata chiamata dal Signore, perché dobbiamo aiutare un amico che si sta mettendo un po' con i casini. Ah, e chi è costui? Hai presente Dante, il figlio degli Alighieri, quello col naso un po', quello che scrive poesie come a te. Oh, quello che si veste con un mix tra Babbo Natale e il Grande Puffo. Ah sì, forse ho capito. E che devo fare? Allora, abbiamo pensato di regalare una gita su Booking per farlo distrarre un po', sai, ma le date a disposizione erano poche, io posso accompagnarlo solo per un pezzo. Potresti seguirlo tu almeno all'inizio? Ma se può fa, almeno metto 2 passi, sennò qua fa mamuffa. Lui è anche tuo fan. Meglio! E poi lo sai che so bravo a raccontare storie e a fare la guida. Non te preoccupare, non te preoccupare, in buone mani. Mi raccomando, ci tengo. State tranquilla. Va bene, dai, allora ci riaggiorniamo. Perfetto. Beh, ciao Virgi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Madonna, ma che brutto posto è questo? Sento dei rumori strani. Scusate, almeno un po' di privacy si può avere. Comunque è libero se volete. E poi con Virgilio
Abbiamo attraversato quella porta. E dietro quella porta...